Grazie Presidente. Io non avevo terminato il discorso della mozione che abbiamo votato su questo argomento dicendo che per il Movimento 5 Stelle nessuno deve rimanere indietro. E voglio ricominciare, ripartire in questo discorso di oggi dalla stessa frase, che per il Movimento 5 Stelle nessuno deve rimanere indietro. E questo per noi è un concetto molto importante e tra l'altro voglio restituire ai vari mittenti il fatto che questa amministrazione non stia trattando l'argomento delle politiche abitative con convinzione, trasparenza, partecipazione, perché i temi per la prima volta vengono portati nelle commissioni competenti e in aula. E in aula più di una volta abbiamo votato documenti e atti importanti relativi alle politiche abitative e l'abbiamo fatto anche per il SASSAT. Io ci tengo a dire che il percorso di legalità che sta attuando questa prima amministrazione politica dopo Tronca è importantissimo e fondamentale. È fondamentale perché è notizia di stampa molto recente che proprio dai CAT se ne stanno andando soggetti con redditi alti, con altre case, soggetti che per la prima volta grazie a questa amministrazione sono stati censiti, individuati e le case che questi soggetti abitavano saranno o dismesse o ospiteranno nuclei che veramente hanno necessità. Quest'Aula dà alcuni indirizzi che poi vengono tradotti in degli strumenti amministrativi. Il nostro indirizzo precedente votato in Aula è stato tradotto in uno strumento amministrativo valido, sì, validissimo. Per noi però non è sufficiente quello strumento e quindi ne vogliamo un altro. Quindi quest'Aula sta continuando ad esercitare il suo ruolo di controllo e di indirizzo politico e su questo, per favore, non occorre strumentalizzare proprio un bel niente, perché l'argomento è seguito, è trattato e gli indirizzi politici vengono dati. Questo è molto importante perché l'obiettivo che ci siamo posti, cioè di coniugare la legalità con la giustizia sociale, è un obiettivo che per raggiungerlo, no? Dobbiamo fare una serie di sforzi, anche comuni, e in quest'Aula spesso ci siamo trovati ad essere d'accordo, opposizione e maggioranza, proprio perché è fondamentale arrivare all'obiettivo attraverso lo strumento. È chiaro che stiamo parlando un attimo solo, consigliera, di persone anche in difficoltà, molti nuclei che ho ospitati all'interno dei SASSAT, scusate però hanno un attimo, infatti le dicevo un attimo solo, consigliere. Allora chiedo cortesemente solo di far completare gli interventi e da una parte e dall'altra, poi ascolteremo chiaramente, ascolteremo anche i cittadini presenti, però vi chiedo. Grazie. Prego consigliera, concluda. Come maggioranza noi siamo disposti, anzi vogliamo, dobbiamo prenderci gli oneri e gli onori di portare avanti un lavoro del genere, che è un lavoro delicato, è un lavoro importante però, perché da un lato chiude definitivamente, vuole chiudere definitivamente un capitolo, che è quello dei CAT, che è un capitolo anche brutto della storia di Roma Capitale, ed aprire dei servizi alloggiativi, sociali, che siano veramente inclusivi. Per fare questo gli step non sono semplici, ma sicuramente questa amministrazione li sta seguendo tutti e pone un'attenzione particolare alle politiche abitative, proprio perché stiamo parlando di famiglie e nuclei in emergenza abitativa. E quindi questa amministrazione voterà a favore di questa mozione. Grazie.